Cari amici di Roma Fuji Italia, benvenuti finalmente in questo nuovo video, un po' un intro un po' diverso, vedete siamo all'aperto perché questa settimana ho fatto un po' tardi, però volevo ugualmente portarvi un contenuto perché ovviamente ve lo meritate. Vi ringrazio per i numerosi iscritti che stanno arrivando, quindi mi sembrava dovuto. Vi ricordo che il 5 giugno ci sarà questo seminario online alle ore 14, iscrivetevi a 9,99€ dove faremo un ripasso generale di tutta l'applicazione. Detto questo, vi lascio a questo video che ho tirato fuori un po' di trucchi, tips, che potrebbero essere utili al vostro montaggio. Andiamo a vedere cosa ho combinato. Iscriviti ora e attiva la campanella. Sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie. Se non viene selezionata nessuna clip, agendo sulla forbice verranno tagliate tutte le clip. Se invece seleziono una clip, ovviamente verrà tagliata solo una clip, ma se riclicco sulle forbici, verranno ritagliate tutte le clip. Con due tap rimpicciolisco la timeline e vedo tutto il mio progetto. Due tap per ritornare alla visione che avevo prima. Tre tap vado alla visione frame by frame. Possiamo eliminare una clip semplicemente trascinandola al di fuori della timeline. In questa clip ho i seguenti attributi. Ho un'animazione che ingrandisce la mia clip e ho delle correzioni colore. Se ora vado a rimpiazzare un'altra clip su di essa, tenendo però conto che devo sostituire solo timeline, non clip timeline, devo cliccare su timeline, verranno ottenuti ovviamente gli attributi. Se vado a vedere adesso, potete notare che l'animazione è stata tenuta e anche gli attributi colore. Come importare direttamente i filmati da Filmi Pro in LumaFusion? Questo vale sia per iPad che iPhone. Andate sul fiorellino, su File e aggiungete una nuova cartella. Andate sul vostro iPad, andate in Filmi Pro e associate, o iPhone ovviamente, la vostra cartella. Apparirà una cartella che si chiamerà Documenti e qua dentro avete i vostri filmati che sono stati girati con Filmi Pro. Andate sul titolo, dovete selezionarlo, info, cliccate sui tre puntini e andate su questo campo e adesso potete scrivere il titolo nuovo. E voilà! Benissimo cari amici, vi ringrazio per aver seguito questo video, avete visto diciamo i trucchetti un po' interessanti, delle scorciatoie, chiamiamole come vogliamo, dell'aiuto al nostro montaggio. Vi ringrazio come al solito per aver seguito questo video, vi ricordo sempre il 5 giugno ore 14 online il seminario a 9,99€ di 2 ore su LumaFusion. Iscrivetevi e ne vedremo delle belle. Con questo vi ringrazio ancora una volta, ci vediamo alla prossima.